Ciao, in questo video vi mostro come preparo in pochissimo tempo a casa dei cerotti per punti neri in modo semplice, naturale, veloce e usando solo due ingredienti. Fatemi sapere se vi piace con un pollice in su questo tutorial e vi consiglio tanto di provarlo. Ora prepariamolo. La gomma arabica è conosciuta anche come gomma da caccia. Io ho acquistato questa su Amazon e vi lascio nell'info box sotto il video il link diretto al prodotto su Amazon se volete acquistare lo stesso che ho acquistato io. Io vado a mettere in una ciotolina la polverina di gomma arabica, mi raccomando acquistatela in polvere, e vado ad aggiungere l'acqua calda. È importante che l'acqua sia calda per permettere alla gomma arabica di sciogliersi correttamente. Dopodiché andiamo con un aerolatte a frullare il tutto per qualche minuto, in realtà un paio di minuti. Non preoccupatevi se subito la gomma non si scioglie, vedete che poco alla volta, come vi mostro nel video, andrà a sciogliersi, quindi continuate a frullare. Dovete sapere che la gomma arabica sciolta nell'acqua diventa piuttosto appiccicosa e sul viso crea una pellicola trasparente che si attacca ai punti neri per poi estrarli. Ora che si è sciolta correttamente, possiamo applicare il prodotto, ma prima lasciamolo raffreddare. Finché si raffredda, vi mostro, le garze sterili che ci serviranno. Quindi prendete un pezzettino di garza sterile, io questa l'ho acquistata in parafarmacia, perché servirà appunto per applicare, i cerotti, anzi saranno proprio il nostro cerotto. Andiamo a tagliarla in pezzettini un po' più piccolini. Ed ora vi mostro l'applicazione. Andiamo a spennellare il composto sul naso, assicurandoci appunto che sia freddo, non sia più caldo, e vi consiglio di non applicare troppo prodotto, altrimenti non si asciugherà più. A questo punto andiamo ad applicare uno strato di garza sterile e torniamo a spennellare di nuovo un altro po' di prodotto. Poi andiamo a ricoprire con un'altra garza e torniamo a spennellare. Questo ci garantisce appunto di far aderire meglio la garza alla pelle. Potete farlo su tutte le zone del viso con punti neri che vi interessano. Ora attendiamo 15 minuti per permettere di far asciugare tutto e quindi far sì che la garza non sarà più umida al tatto e sarà irrigidita, e poi andiamo a togliere il tutto. Ecco qui. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e vi mando un bacione. Ciao!